ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un video acquisti fatti da varie parti, sia su internet sia in negozi fisici. E ora chiuso tutto quanto in un video, così vi mostro quello che ho comprato ultimamente. I miei acquisti ultimamente stanno cambiando, perché non riguardano solamente e esclusivamente le cose della creatività, ma riguardano anche le cose appunto della casa. Perché come sapete tutti, o almeno se non lo sapete ve lo dico, stiamo ristrutturando casa io e il mio ragazzo. E vi lascio il video della un tour che ho fatto con i lavori in corso qui, non mi ricordo mai dove sta, là. Prima di iniziare il video volevo salutare uno di voi che me l'ha chiesto tipo 10 anni fa, però io i video ce li avevo già registrati, ed è Fragasca04official, spero di aver pronunciato bene il nome. Quindi ti saluto, ti mando un grosso bacio, finalmente ti ho salutato. Allora, partiamo dagli acquisti fatti dall'IKEA. Lo so, sono un po' in ritardo, l'avrete già dovuto fare. Partiamo dalla cosa che compro, diciamo, quasi sempre quando vado all'IKEA, ed è praticamente questa qui, che è la candela alla vaniglia. Che buonissima. Queste candele io ancora non le ho provate, perché sto aspettando appunto la casa nuova per provarle. E poi insieme a questa candela ho comprato anche queste candele, che sono alla mela verde e fanno un odore fantastico, veramente. Solo che queste sono quelle piccoline che vanno nel pezzo forte che ho comprato e che ho sempre visto da tutti, e finalmente mi sono detta: ho una casa nuova che la sto sistemando, sto andando all'IKEA, per forza mi devo comprare questa. E sto parlando di questa qui, che praticamente hanno tutti nelle loro case, almeno quando vedo gli home tour la tengono tutti. È troppo bella e veramente appunto non vedo l'ora di utilizzarla, e appunto per questo ho comprato queste, per poterle mettere qua dentro, anche se non so se la accenderò mai. Le altre cose che ho comprato all'IKEA, vi metto una fotografia perché appunto le ho già portate alla casa nuova. E ho comprato un set di piatti, quelli bellissimi colorati, e un set di bicchieri, quindi sono azzurri, insieme così ai piatti. E penso che la prossima volta che andrò di nuovo all'IKEA li comprerò di un altro colore i piatti, perché così faccio magari 6 e 6, 6 ho già presi azzurri, turchesi anzi sono, e 6 penso di prenderli o verdi o rosa, non ho ancora deciso. In più ho comprato poi quella specie di alzatina per dentro i mobili, per poter mettere appunto le tazze in teoria sopra e anche sotto. Io lo utilizzo nella mia postazione appunto creativa. Poi sempre dall'IKEA, mio suocero mi ha regalato le aste, quelle lì che vanno nelle cucine, perché io sono innamoratissima di quelle aste, e per mettere tutte quante le cose agganciate, anche perché nella mia cucina non c'è spazio, e perché ve lo mostravo nell'home tour, però non so perché quella parte non l'ho registrata. Quindi verrà la colonna frigo, la colonna del forno, poi subito dopo la cucina, tanto tipo 30 cm di spazio, e poi il lavello. Quindi non avrò veramente spazio per poggiarmi, infatti sto pensando di prendere un piano di lavoro di quelli tipo con il carrellino che si può spostare e rimettere a posto. E quindi ho bisogno di qualcosa per mettere tutto il resto, tipo i mestoli, tipo per esempio i barattoli. Quindi mio suocero, che mi ha visto con gli occhi a cuoricino quando ho visto quegli inserti lì, mi ha comprato l'asta, che poi sempre ti metto le fotografie, e i vari ganci per appendere le varie cose quando sarà poi che appunto sistemeremo la cucina. Vedremo un po' come devo giostrare insomma lo spazio. Quando torno da IKEA devo comprare anche le lampade a LED, quelle che vanno magari sotto le lucine alle cucine, e qualche lampada a LED per il lampadario che poi avrò appeso in cucina, che sempre voi non avete visto perché quel pezzo io non l'ho registrato. Va bene, passiamo al mio adorato AliExpress. Ho fatto solo 3 acquisti da AliExpress, 2 mi sono arrivati, il terzo ancora lo sto aspettando. Ed è il primo, che magari chi mi segue su Instagram già l'ha visto, è questa cosa qui, che voi mi direte: che cacchio è, Ilaria? E certo, è un portaocchiali, è tipo quelli appunto da esposizione, tipo nei negozi. Però siccome io veramente ho troppi occhiali da sole, cioè io e mia sorella, io ne ho tipo 3, mia sorella ce n'ha 25.000 altri, quindi avevo bisogno di qualcosa appunto per poggiare gli occhiali in modo da non averli sparsi in giro per la casa. E poi un'altra cosa che ho comprato, questi però per me, sono degli orecchini molto carini, e volevo qualcosa di piccolino e di carino per tutto quanto il giorno, che non fosse di resina o comunque di fimo, volevo una cosa di metallo. E questi li ho acquistati alla cifra di, se non sbaglio, 2,40 euro, e sono in lega di zinco, quindi in teoria non dovrebbero né fare allergia e né arrugginirsi, perché quello che io, cioè tutti gli altri orecchini che ho avuto di
di bigiotteria zona arrugginiti, quindi vedremo un po' come stanno le cose. E poi sto aspettando un crapanino di quelli là che si utilizzano per fare buchini nelle creazioni, che ancora mi deve arrivare, come al solito ci vuole sempre tantissimo tempo. Ultima cosa poi che ho acquistato in questo periodo di creativo invece, l'ho acquistato proprio ieri, sono dei piccherini. Ogni tanto mi faccio un giro nei cinesi nuovi, che tra l'altro hanno già messo le cose di Natale, oh mio Dio, oh mio Dio. E c'erano questi piccherini che sono, penso, sto prendendo qua, sono tipo per mettere gli aperitivi, sono di plastica. Io ci devo fare le, come si chiama, le tipo col silicone, e poi ci ficco dentro, insomma, portafoto, ecco, mi sta venendo il termine. Poi, per quanto riguarda invece l'abbigliamento, non è che io compri chissà cosa, cioè, o chissà quanto, però le poche cose che compro mi piace mostrarvele. Ho comprato questa magliettina alle manichine, così che si possono attaccare e fare tipo a tre quarti e poi più lunga. Un altro acquisto che ho fatto bellissimo sono le scarpe. Vi ricordate nello scorso vlog che vi ho detto che stavo cercando le scarpe? Non le ho trovate, le ho trovate su Zalando, grazie tantissimo a chi mi ha detto di cercare su Zalando, perché in realtà su Zalando io compro i vestiti ma non ho mai comprato le scarpe. Sono stupendissime, anche se possono sembrare alte, non lo sono, sono comodissime. Mi sono dimenticata di mostrarvi anche queste scarpe molto carine che ho comprato recentemente. Anche queste, belle di tacco alto, ma sì, freghiamocene. Quindi niente, il mio video di acquisti finisce qui, spero che tutti questi acquisti piccolini che ho fatto vi siano piaciuti, io vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video, ciao!